Un saluto a tutti da Luca Mazzucchelli e benvenuti al nostro webinar, all'appuntamento oramai di abitudine consueto con i webinar. Oggi ci sono alcune novità rispetto alle precedenti puntate. Innanzitutto vi vedo veramente numerosi e sono contento. Alessandra, Chiara, Denise, Elena, Elise, Eugenio, Francesca, Giovanna, troppi, veramente troppi. E sono molto contento del successo che sta avendo questa iniziativa. Sono orfano oggi dell'amico e collega Luca Longo che ha avuto un contrattempo e purtroppo non riuscirà ad assistermi con la parte anche tecnica del webinar. Queste nuove tecnologie, qualche imprevisto lo nascondono sempre e lui è un grande esperto, dovrò cercare di cavarmela da solo, ma non del tutto solo perché sono qui oltre che con il nostro tesoriere Riccardo Bettiga e Fabrizio Pasotti, che è il relatore dell'incontro di oggi, è venuto a salutarci anche Mauro Grimoldi, che è presidente di OPL e che ci teneva a salutarvi. Grazie Luca e grazie a tutti per essere presenti davvero così numerosi. Devo dire, sono stupito perché questo webinar ha veramente preso piede in un tempo molto rapido, è uno strumento nuovo, lo abbiamo sperimentato nel corso di questi anni. Io ringrazio Luca, ringrazio tutti quelli che hanno voluto fortemente implementare questi nuovi strumenti. Devo dire, questo ci permette anche di prendere contatti e di poter parlare con voi. Anche che magari non siete qui di Milano e magari potete avere una qualche difficoltà ad essere presenti, oppure certamente anche per quelli che sono qui dalla zona, certo poter interrogare, contattare l'ordine essendo a casa propria rappresenta sicuramente un grande vantaggio, no Luca? Altro che il risparmio è proprio quello per gli iscritti, secondo me, con questa nuova piattaforma, perché al di là del costo del biglietto dell'autobus, possono ad esempio evitare di spostare i pazienti per magari vedersi poi il webinar, siccome videoregistriamo tutto e poi mettiamo sul nostro canale YouTube, che dopo vi faccio vedere, possono appunto vedersi il nostro incontro negli orari a loro comodi e direttamente da casa loro. Quindi questo sicuramente è un grande risparmio per voi prima di tutto. Perfetto. Allora, io adesso vi saluto e vi lascio lavorare perché il tema di oggi è assolutamente importante e interessante. La neuropsicologia è un settore estremamente serio e in grande evoluzione negli ultimi anni. A partire dal 2006, quando c'è questo decreto ministeriale che riordina completamente e dà un assetto nuovo alle scuole di specializzazione in ambito neuropsicologico, questo crea nuove opportunità, ma anche nuovi problemi, nuove sfide. Sfide che in parte dobbiamo raccogliere, forse non tutte sono di competenza dell'ordine regionale, questo lo possiamo dire, però sono sfide che sicuramente interrogano le istituzioni che rappresentano la psicologia. Ci sono temi che hanno a che fare con la tutela della nostra professione rispetto a qualcuno che non sempre rimane all'interno dei limiti previsti dalla propria professione. Il tema della tutela è un tema che ci ha sempre visti protagonisti in questi anni, no? E quindi di conseguenza per me è molto importante ricordare questo tema che tocca molto da vicino e molto in profondità il tema dei neuropsicologi. C'è il tema della sedicenza, ovvero di quando qualcuno oggi può dirsi o non può dirsi neuropsicologo. Su questo Riccardo Bettiga, il nostro tesoriere, nonché il neuropsicologo lui stesso, più o meno, ecco, poi ci spiegherà lui esattamente qual è la sua posizione rispetto alla neuropsicologia, però lui ha lavorato moltissimo sul tema del quando ciascuno di noi può dirsi o no neuropsicologo, è un tema di questo tempo e quindi davvero su questo c'è la necessità di trovare una definizione adeguata. E il nostro Fabrizio Pasotti che stasera ci racconterà riguardo e ci intratterrà sui temi che riguardano quest'area così appunto delicata e in grande evoluzione rispetto alla nostra professione. Vedrete che l'ordine non è rimasto indifferente rispetto ai temi che ci riguardano, ai temi che riguardano una fetta ampia della nostra professione, ma non solo ampia, ma davvero in grande evoluzione tecnica. Auguro a tutti un buon ascolto e una buona condivisione, visto che questo strumento permette di condividere, e quindi bene, buon lavoro a tutti e alla prossima occasione. Grazie Luca, grazie a tutti voi che siete in ascolto. Ringrazio Mauro per il suo intervento, puntuale e prezioso. Io inizio con un rituale, il rituale solito che faccio a inizio webinar, che è quello di mostrarvi il canale YouTube dell'Ordine di Psicologia Lombardia.
Perché è importante? Perché è un'area nella quale stiamo investendo molto e all'interno della quale, come vedete, il link è youtube.com/tvopl. Questo è quello che dovete digitare. È importante perché all'interno del nostro videocanale voi potete trovare molti degli eventi che l'ordine organizza per voi. Se non riuscite a partecipare in diretta, potete appunto farlo poi in differita. Vi faccio vedere giusto due cose che secondo me sono importanti. Dunque, nella pagina all'inizio ci sono i video più popolari che sono quelli più visti, quindi qua ce n'è uno su come promuoversi col sito internet, le nozioni di fiscalità per lo psicologo, eccetera, eccetera. Poi i caricamenti più recenti. Ecco qui, l'area delle playlist è un'area molto interessante perché sono una serie di raccolte video. Tematiche, cioè quella dei webinar di OPL, che adesso vi faccio vedere nel dettaglio, ce n'è una sulla fiscalità per lo psicologo con alcuni incontri che ha tenuto la nostra commercialista per i nostri iscritti, il convegno, i video del convegno sulla psicologia e le nuove tecnologie, o ancora i video del convegno dello stress lavoro correlato, la psicologia delle emergenze. E questo è il nuovo nato, un videocorso sul terzo settore, è una serie di interviste che abbiamo realizzate per dare più indicazioni e riflessioni ai colleghi che vogliono avvicinarsi a questo ambito. Benissimo, quindi andate a vedere il nostro canale YouTube. I prossimi webinar, dovremmo riuscire a fare ancora uno, forse due webinar prima del termine dell'attuale consigliatura, che sarà a fine anno. Il prossimo webinar dovrebbe essere proprio martedì 26, sul tema della biblioteca dei test. Voi sapete che OPL ha recentemente costruito questo spazio all'interno della nostra sede dove si possono consultare gratuitamente tutta una serie di test psicodiagnostici e in particolare parleremo dell'utilizzo del test ADDA che serve proprio sui disturbi d'apprendimento. Va bene, non rubo altro tempo in realtà, faccio soltanto partire un brevissimo sondaggio al quale vi chiedo di rispondere per cercare di capire che tipo di conoscenza voi avete sul tema neuropsicologia, mentre voi compilate, è una domanda molto semplice alla quale rispondere per dare delle indicazioni al nostro relatore su come moderare i toni della sua presentazione. Nel frattempo cedo la parola molto volentieri a Riccardo Bettiga, che è il tesoriere dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, nonché referente del gruppo di lavoro sulla psicologia, sulla neuropsicologia, che in questi 4 anni ha tanto lavorato per l'ordine. Eccoci, grazie Luca. Ciao a tutti. Allora, io ne approfitto per ricollegarmi un po' all'apertura che ha fatto il presidente, perché qualche anno fa, quando siamo arrivati all'ordine, un po' per esperienza mia post-universitaria, un po' per tante conoscenze, mi sono reso conto che c'era un gruppo di colleghi, in particolare quelli che lavorano nell'area della neuropsicologia, che più di altri avevano un po' di problemi e un bel po' di cose da chiarire. Insomma, da lì abbiamo cominciato a costituire un gruppo che si è ampliato e di cui Fabrizio, che è qui con noi questa sera, è entrato a far parte per ultimo, diciamo, abbastanza di recente. E questo gruppo di lavoro ha lavorato negli anni su tutta una serie di questioni inerenti la neuropsicologia, ma in particolare l'ultima, quella che mi preme così un po' velocemente annunciarvi questa sera, si riferisce a una delibera fatta dal Consiglio dell'Ordine finalmente, dopo davvero tanto tanto lavoro che ci abbiamo messo in questi anni, che riguarda chi può definirsi in maniera, diciamo così, anche legittima e coerente con le norme attuali, neuropsicologo. Perché, come si diceva prima, nel 2006 il decreto di riordino delle scuole di specializzazione di area psicologica istituisce la scuola di specializzazione in neuropsicologia. 5 anni post laurea, uno si specializza, diventa specialista in neuropsicologia. Ma siccome la neuropsicologia, l'attività di valutazione e riabilitazione neuropsicologiche sono attività che possono fare tutti gli psicologi iscritti all'albo A, si sono creati una serie di problemi perché io che ho fatto che mi occupo di neuropsicologia perché ho fatto tesi e tirocinio, posso definirmi neuropsicologo, posso fare questo, posso fare quello, mi posso presentare come neuropsicologo sul biglietto da visita, ma di più, vengo riconosciuto
come neuropsicologo all'interno delle strutture sanitarie e da parte dei pazienti che si vogliono rivolgere a me per una serie di prestazioni. Ecco, per mettere un po' di ordine in questa cosa abbiamo definito, diciamo, quello che era stato presentato all'inizio di quest'anno al convegno sulla neuropsicologia all'Università Cattolica e finalmente l'ordine partirà tra pochissimi giorni, la delibera è stata fatta giovedì, a raccogliere delle autodichiarazioni fatte da ognuno di noi sul proprio percorso curricolare che gli permetteranno di vedere sul pannello personale, quello che ognuno di noi ha sul sito dell'ordine, quindi sull'albo, a chi ha in possesso di alcuni requisiti, la scritta di psicologo neuropsicologo. Allora, questa cosa non cambierà il chi può fare o chi non può fare determinate cose, perché continuerà a valere la regola che valutazione e riabilitazione possono essere, neuropsicologiche ovviamente, possono essere fatte da tutti gli iscritti albo A. Ma siccome c'è una legge, che la legge 175 del 92, è una legge sulla pubblicità dei professionisti in area sanitaria, che dice che si può chiamare con lo stesso nome dello specializzato, il professionista che ritiene di avere una preparazione che sia paragonabile a quella della scuola di specialità riferita a quel particolare nome, quel particolare professione, allora il chiarimento che noi diamo con questa delibera è che si potrà definire neuropsicologo, quel professionista che avrà fatto un'esperienza pratica e formativa paragonabile a quella dell'offerta formativa della scuola. Ok, quindi adesso magari sentita così vi sembrerà un po' complicata e a brevissimo sto preparando un comunicato che arriverà a tutti gli iscritti che chiarirà per bene tutte queste questioni. Però giusto per darvi un'anticipazione, praticamente chi autodichiarerà con un click sul sito dell'ordine farà un'autocertificazione che la sua competenza sarà paragonabile a quella che si può acquisire nei 5 anni della scuola di specialità, potrà legittimamente utilizzare il titolo di psicologo, neuropsicologo e lo potrà vedere comparire sul suo albo, come avete presente ora che c'è psicologo, psicoterapeuta. Allora, non si tratta di una sanatoria, perché non si diventa specialisti in neuropsicologia o equiparati a costoro per l'accesso, per esempio, ai concorsi o comunque per l'inquadramento professionale a livello contrattuale, ma si rimane psicologi nella legittimità di poter far riconoscere ad altri la propria specificità di competenza e di azione. È un primo passo. Io sono convinto che questa cosa che abbiamo fatto in Lombardia sia qualcosa come una miccia, sia un qualcosa che può accendere un percorso per il riconoscimento di una disciplina che in questi anni, non certo dal 2006, ma da diversi anni ha acquisito un'indipendenza, un corpus scientifico che è andato un bel po' più avanti di quanto siano andate le leggi che ci regolano. Ecco, diciamo, detto tutto questo, io adesso lascio andare nel vivo il webinar sulla parte più tecnica. Vi ho anticipato, spero che tutti coloro i quali sono qui stasera potranno fruire di questa possibilità e diventare presto psicologi, neuropsicologi pubblicizzati attraverso l'albo con questo riconoscimento. È un primo passo, è stata una grande fatica, ma è una dimostrazione che come ordine anche regionale noi un qualche cosa lo possiamo fare, come Lombardia prima degli altri. Grazie a tutti, se avete delle domande scrivetele, io rimango qui ad ascoltare con piacere il collega Fabrizio Pasotti e gli lascio volentierissimo la parola. Benissimo, ti ringrazio Riccardo, la riprendo un attimo io al volo, ti ringrazio per l'intervento che credo possa interessare molti delle persone connesse, veramente numerosissime. Abbiamo raggiunto praticamente il limite degli utenti che la piattaforma può ospitare oggi. Perché può interessare molti? Perché, come vedi dai risultati del sondaggio che avete compilato, la maggior parte dei presenti lavora come neuropsicologo da poco, da diversi anni, e quindi sicuramente questa è una notizia che fa loro piacere. Vi ricordo che potete fare tutte le domande che volete, le potete fare scrivendo nello spazio delle domande, io le raccolgo
e le farò per con mi farò vostro portavoce nei confronti di Fabrizio. Ci sarà anche una pausa in mezzo all'esposizione di Fabrizio per poterle un attimo guardare con calma e dare loro lo spazio che meritano. Abbiamo un'oretta abbondante e quindi basta. Passo la parola a Fabrizio e buon webinar a tutti. Buonasera a tutti, ringrazio i colleghi per questo invito. Andrò a raccontarvi una parte abbastanza specifica della neuropsicologia. E questa è stata una mia scelta perché quando mi è stato chiesto di parlare di neuropsicologia, si poteva parlare di tanti aspetti della neuropsicologia. Per non fare un incontro che riguardasse proprio le caratteristiche e la figura del neuropsicologo che già l'ordine ha affrontato e Riccardo vi ha prima un po' anticipato, ho scelto di trattare in realtà un argomento abbastanza specifico che in particolare mi riguarda perché è quello che faccio sia diciamo nell'attività clinica che nell'attività di ricerca. Per cui andrò a parlarvi di valutazione neuropsicologica in fase acuta di ictus. Perché questo argomento? Perché da diversi anni mi sono trovato a lavorare con persone che hanno subito un ictus cerebrale, in particolare con persone in una fase specifica di questa malattia che è la fase acuta. Quindi io farò una piccola premessa teorica sull'ictus, sugli aspetti neuropsicologici e poi andrò a raccontarvi la creazione di uno strumento che riguarda appunto la valutazione dei deficit cognitivi. Dunque, l'ictus cerebrale è una terza causa di morte a livello mondiale e il 75% dell'ictus colpisce soggetti con più di 65 anni di età, l'80% sono dei primi eventi e il 20% invece sono delle recidive, per cui dei secondi ictus. Circa il 35% dei pazienti va incontro ad una grave disabilità residua. E di conseguenza ad una marcata invalidità nella gestione delle attività della vita quotidiana. I deficit cognitivi quindi limitano notevolmente l'adattamento dei pazienti, la loro qualità di vita, e una percentuale molto variabile anche nei diversi studi presenti in letteratura può evolvere verso una demenza in questo caso una demenza di tipo vascolare. Per quanto riguarda la fase acuta, questa fase è un periodo transitorio della malattia in cui i sintomi, possono essere accentuati e sono peculiari, della fase stessa. Tendenzialmente un paziente che ha avuto un ictus giunge al pronto soccorso, in quanto, il paziente, può lamentare o possono essere presenti una serie di, segni. E possiamo distinguere diverse fasi. Una fase iperacuta, che riguarda le ore successive all'evento, quindi tra le 0 e le 6 ore, una fase acuta tra le 6 e le 96 ore, una fase subacuta tra il quarto e il decimo giorno, e a seguire ci sarà una fase cronica. Dicevo, tendenzialmente il paziente viene ricoverato in una neurologia di urgenza, in una stroke unit, dove vi sia la disponibilità di questo specifico reparto, che è appunto un reparto con una serie di con un personale specifico volto alle cure del paziente. Per quanto riguarda la fase acuta, non c'è un'unanimità nel delimitare il periodo temporale che denota questa fase, in quanto possono esservi una serie di peggioramenti neurologici anche ad una settimana dall'ictus. Quindi se il quadro tende a peggiorare, siamo sempre all'interno di una fase definita clinicamente fase acuta. Tra il 20 e il 40% dei pazienti con ictus ischemico, infatti, questi pazienti possono presentare un peggioramento anche spontaneo della sintomatologia nelle ore successive, fino ad una settimana dall'esordio, e il 10-20% presenterebbe un peggioramento entro le 24 ore. Circa il 25% peggiora entro le 24-48 ore
e un 10% può peggiorare anche dopo le 96 ore. Quindi questo è per far capire come sia complesso e come sia fluttuante il quadro sintomatologico in questa particolare fase della malattia. Ci concentreremo principalmente sui deficit cognitivi post-ictus che possono colpire diversi domini cognitivi. In questo studio del 2001, su una popolazione molto ampia di soggetti con ictus, si è visto che il 63,5% dei soggetti presenta almeno una disfunzione cognitiva. Nel grafico a torta che vedete ci sono le percentuali dei principali deficit riscontrati secondo questo studio. Un dato interessante e molto importante a livello clinico è che di questi soggetti il 22,5% presenta dei danni cognitivi in assenza di deficit neurologici. Quindi vuol dire che ci sono dei deficit cognitivi tali per cui il paziente può manifestare delle difficoltà, una disabilità, e questo è un dato importante in quanto per i soggetti che risiedono una difficoltà cognitiva in assenza di deficit, ad esempio motori, non è previsto un ricovero ospedaliero, ma in questo caso sarebbe necessario, ad esempio, un trattamento di riabilitazione cognitiva. Quindi, come già accennato, i deficit neuropsicologici condizionano l'esito della riabilitazione, pertanto è necessaria un'adeguata valutazione neuropsicologica. Qua cito ancora alcuni deficit tra i più importanti, come l'afasia, il neglect, l'anosmia e l'aprassia, per cui i deficit del linguaggio, il deficit di mancata percezione e attenzione di una parte dello spazio, l'inconsapevolezza di malattia, l'anosognosia, e i deficit di programmazione motoria. Tutti questi deficit sono dei importanti fattori di rischio per quanto riguarda il recupero riabilitativo in senso generale del paziente. Dalla letteratura emerge come i deficit cognitivi post-ictus possono avere delle conseguenze quindi negative sul recupero funzionale, sulla qualità della vita e sul ritorno al lavoro. Pertanto, una identificazione precoce del danno cognitivo, soprattutto nelle prime fasi della malattia, può migliorare, può ridurre e prevenire quello che può essere il futuro declino cognitivo del paziente. Pertanto, una diagnosi specifica e cognitiva permette di capire sin dall'inizio quale può essere il carico assistenziale di questo paziente e quindi cercare di definire al meglio il suo percorso riabilitativo. Pertanto, da una fase acuta come appunto in cui il paziente si trova in stroke unit, si può passare ad una riabilitazione oppure il paziente, se è meno grave, potrebbe proseguire per percorsi diversi, quindi tornare al domicilio o una struttura riabilitativa con un diverso carico assistenziale. Questo carico assistenziale più precocemente viene identificato, meglio definisce il percorso del paziente. Nella fase acuta di ictus, alcuni autori hanno definito in modo specifico quelli che possono essere i deficit cognitivi. Si parla di sindrome cognitiva da stroke iperacuto. Ferro nel 2001 cerca di dare una definizione di questo insieme delle manifestazioni cognitivo-comportamentali che si manifestano nei primi giorni dopo l'evento vitale. Questa è una definizione non molto esaustiva, in quanto, come già detto precedentemente, il quadro cognitivo post-ictus può essere molto variabile, non c'è un quadro specifico, anche se alcune ricerche sembrano evidenziare un deficit delle funzioni esecutive. Però perché è difficile definire un quadro specifico nella fase acuta? In quanto bisogna definire due aspetti. Uno è il legame tra la manifestazione clinica tipica della fase acuta dell'ictus e la zona corticale colpita, quindi quanta corteccia cerebrale è stata danneggiata dall'ictus cerebrale. L'altro concetto è quello della diaschisi, per cui la deattivazione funzionale di aree distanti agli emisferi ipsi e controlesionale, per cui un danno in una zona specifica può comunque causare un'alterazione cognitiva multifunzionale, in quanto quella lesione fa parte di un circuito più ampio e quindi ci possiamo aspettare dei deficit non solo riguardanti la lesione circoscritta, ma anche il circuito di cui essa fa parte. Per questo è difficile in una fase così acuta identificare un pattern specifico di deficit cognitivo.
Per quanto riguarda le linee guide, già da qualche anno veniva raccomandato un inquadramento neuropsicologico in fase acuta e si raccomandava che questa valutazione fosse eseguita con test rapidi di agevole somministrazione, per cui dei test bedside somministrabili al letto del paziente. Le caratteristiche dovevano essere la taratura, un gruppo di controllo, quindi la specificità del test. Oltre alla parte cognitiva, viene indicato anche una valutazione dello stato depressivo del paziente, in quanto molto frequente dopo l'ictus è la depressione post-stroke. E sia la depressione sia i deficit cognitivi hanno un impatto negativo sul recupero del paziente. Quindi, entrando un attimo nel merito degli aspetti del tono dell'umore, possiamo dire che l'alterazione del tono dell'umore, sia esordio acuto o subacuto, compromette la qualità della vita e il recupero cognitivo. Come vedete da queste percentuali, l'incidenza degli aspetti emotivi è molto varia. Si parla di depressione, di ansia e di apatia. Le percentuali sono molto ampie, a causa della diversa metodologia con cui queste alterazioni sono state indagate, dei diversi strumenti utilizzati per la rilevazione, per i criteri diagnostici considerati, per i criteri temporali, i criteri di inclusione. Sicuramente la gravità dell'ictus e la prognosi funzionale sono dei fattori molto strettamente associati con lo sviluppo di una depressione post-ictus. Inoltre, l'inquadramento della post-stroke depression è difficile perché i deficit cognitivi e i deficit della comunicazione possono limitare l'intervista semistrutturata con il paziente, il colloquio, soprattutto il deficit afasico, quindi se il paziente ha un deficit della comprensione e della comunicazione orale, risulta più difficile valutare gli aspetti emotivi, se non ad osservazione clinica o attraverso delle scale specifiche, scusate, per l'afasia. Il fatto che il paziente non sia in grado di descrivere o di esprimere le proprie emozioni può provocare una elicitazione, un'esacerbazione di caratteristiche associate alla depressione, come pianto, affaticamento, insonnia o il declino cognitivo, che tuttavia potrebbero non rientrare in un quadro franco di alterazione del tono dell'umore. È possibile la presenza di depressione senza sadness, per cui caratterizzata da ansia, anedonia e da un importante rallentamento ideomotorio. Un altro aspetto già accennato precedentemente è l'inconsapevolezza della malattia, per cui alcune persone potrebbero negare i segni depressivi che sono oggettivamente osservabili dal clinico. Un altro aspetto riguarda la differenza tra la depressione post-ictus e la classica depressione endogena, in quanto la depressione post-ictus sembrerebbe non avere il senso di colpa e avrebbe maggiori variazioni diurne dell'umore e raramente si raggiungerebbe il suicidio. Io qui posso fare una prima pausa se vi sono domande. Bene, dunque allora vi invito, se è tutto chiaro, a darci un po' un feedback e anche eventualmente a porre domande, di approfondimenti sui temi che sono stati toccati fino ad adesso. È arrivata una prima domanda per Riccardo Bettiga, in realtà, relativamente anche al discorso che facevi prima. Paola chiede a Riccardo Bettiga: l'autocertificazione di cui hai parlato serve a chiarire chi può definirsi neuropsicologo e non chi può lavorare in campo neuropsicologico, giusto? Esatto, sì, è semplicemente legata alla propria presentazione di sé, cioè è un modo per presentarsi in modo legittimo ai clienti, alle strutture, in qualità di psicologi neuropsicologi. Il riferimento è un articolo del nostro codice deontologico, per la precisione è l'articolo 5 del codice deontologico. Che sostanzialmente dice che lo psicologo deve essere preparato e competente sulla base di ciò che fa e che si presenta a fare. Ora, essendo appunto lo specialista in neuropsicologia, una figura che ha fatto 5 anni di scuola, che si presuppone appunto servono a dare delle competenze aggiuntive, superiori, a un percorso di specializzazione,
in riferimento all'altra legge sulla pubblicità delle professioni sanitarie, è apparso come conclusione sensato dire che tutti possono fare valutazione, riabilitazione, eccetera, ma presentarsi in qualità di neuropsicologi, diciamo così, fatti e finiti, questo può essere fatto quando si è fatto o prima o comunque si farà un percorso di formazione equivalente, paragonabile a quello della scuola di specialità. Noi usciremo con delle linee guida che chiariranno qual è il significato di questo paragonabile e analogo. L'elenco ovviamente è un elenco aperto, cioè, nel senso che noi usciremo con questa cosa. Se ammettiamo ci sono tot ore da aver fatto e tot formazioni da aver fatto e uno non le ha ancora avute oggi, ma tra 2 mesi completerà questo percorso, potrà in ogni momento fare questa certificazione da oggi in avanti. Benissimo, grazie Riccardo. Ho visto che Alessandra e Nadia hanno alzato la mano. Non so se hanno alzato la mano perché voglio intervenire in diretta con l'audio, ma vi chiedo di riportare la vostra domanda in maniera sintetica invece per iscritto. Allora, stanno arrivando alcune domande. Sara, buonasera, volevo avere qualche esempio pratico del lavoro che è possibile fare con un paziente per il recupero del linguaggio. Dunque, grazie Sara per la domanda, però preferirei a questo punto rispondere alla fine a questa domanda, La teniamo la qua teniamo un allora. Benissimo. attimo alla fine, sì. Maria Grazia, i risultati dei test neuropsicologici non potrebbero in fase acuta essere influenzati dallo stato di anedonia, depressione del paziente? Sì, assolutamente sì, questo può essere un fattore, se, come dicevo prima, che un fattore... Chiamiamolo fattore di rischio, comunque un fattore da tenere in considerazione quando si valuta un paziente, non solo in fase acuta dell'ictus, in realtà la depressione e comunque le alterazioni emotive sono un aspetto da prendere in considerazione sempre durante la valutazione neuropsicologica, qualsiasi essa sia, in qualsiasi contesto, per qualsiasi richiesta. Quindi in questo caso dobbiamo cercare di differenziare a livello clinico quanto la prestazione cognitiva possa essere influenzata da un'alterazione del tono dell'umore. Sì. Benissimo. Francesca chiede: quando è opportuna la valutazione, ovvero quanto tempo dopo l'evento ischemico è consigliabile proporre i test affinché i risultati siano attendibili? Dunque, nella fase acuta dell'ictus, come dicevo prima, il paziente tendenzialmente si trova ricoverato in una stroke unit, per cui il personale medico, in questo caso il neurologo è la prima figura di riferimento del paziente e sarà il neurologo a indicarci quando è opportuno fare una valutazione, in quanto questa valutazione può essere utile a livello diagnostico. Quindi, tendenzialmente, quando il paziente è in grado di mantenere un sufficiente livello di attenzione che sia soddisfacente per la somministrazione dei test. I test, in questo caso, come dicevo prima, saranno dei test tendenzialmente brevi, che ci diano un indicatore globale sul funzionamento cognitivo. Ottimo. Alessandra ci chiede, la depressione in fase acuta post-ictus ha peculiarità rispetto ad altre forme di vulnerabilità dell'umore post-operatorio? Domanda interessante. Diciamo che ci sono alcuni diversi studi sulla depressione post-ictus in fase acuta. E sono più complessi. La depressione è studiata maggiormente nelle fasi più croniche dell'ictus. In una fase acuta ci sono una serie di fattori per cui è difficile discriminare. Si tratta comunque di due aspetti diversi, in quanto la depressione post-ictus può essere legata anche ad aspetti di carattere biologico, di alterazione di circuiti neuronali, rispetto ad esempio invece alla depressione post-intervento, giusto? Si chiedeva Sì, questo. Sì. post-operatorio, esatto. Post-operatorio, esatto. Poi dipende cosa si intende per post-operatorio. Certo, ci sono delle accortezze che tu suggeriresti di tenere in considerazione in fase di somministrazione test, Ma prima di Alessandra? tutto, quando ci si trova in una stroke unit, ripeto, siamo in un ambiente di quasi terapia intensiva, subintensiva, per cui il paziente si trova spesso a letto, e quindi già questo è un limite alla classica valutazione neuropsicologica che si fa in studio, ovviamente. Siamo in un contesto anche abbastanza aperto, per cui dobbiamo trovare una sorta di intimità con il paziente per poterci relazionare, e sta a noi quanto siamo in grado di
porre un'adeguata relazione con il paziente, soprattutto. Nadia, come comportarsi in caso di pregressa patologia psichiatrica? Quindi stiamo parlando, se non capisco male, di una persona che ha una patologia psichiatrica e, oltre alla patologia psichiatrica, ha avuto un evento cerebrale, un evento, un ictus. Beh, prima di tutto bisogna capire qual è la patologia psichiatrica sottostante, sostanzialmente, e capire se è in una fase attiva, se è in una fase invece di maggiore stabilizzazione, e quindi solo già questi sono fattori da sapere prima, quindi più di questo non sento di aggiungere. Sì, certo. Senti, per Cristina ci chiede se riusciremo a parlare brevemente anche dei test specifici da somministrare per la valutazione. Sì, adesso andiamo nel merito. Ok, e per la valutazione comportamentale. Un'altra domanda, Francesca. Se si osserva una buona ripresa, è consigliabile ridurre impegni e attività lavorativa? Non ho ben capito la domanda. Se si osserva una buona ripresa del paziente... Immagino. Perché ridurre una... Non capisco perché ridurre... Impegni e attività lavorativa. Chiedo a Francesca se magari se la sente di specificare un po' meglio la sua richiesta... nel frattempo Alessio crede: come si dovrebbe comportare un neuropsicologo quando si trova davanti a un paziente che già da anni è in uno stato di depressione endogena, ma che necessita di una riabilitazione cognitiva per progresso danno da ictus? Lo stato depressivo potrebbe inficiare la riabilitazione cognitiva? Allora, sì, sicuramente lo stato depressivo in generale, come già abbiamo detto, influenza la riabilitazione cognitiva. Questo è un fattore che dobbiamo considerare. Sicuramente, rileggo un attimo la domanda, se il paziente ha già una depressione endogena, bisogna anche qui dice pregresso danno da ictus, bisogna valutare quando ha avuto l'ictus. La depressione endogena è un fattore di rischio dopo l'ictus per peggiorare lo stato depressivo. Ok, bene, se sei d'accordo possiamo... Forse, sì. Andare avanti con il coso della esposizione. Perfetto. Dunque, entrerei più nel merito della valutazione neuropsicologica in fase acuta. Quello che vi ho accennato precedentemente riguarda il quadro clinico del paziente con ictus, quindi un quadro difficile, diciamo così, a livello di inquadramento diagnostico, un quadro fluttuante e che può essere caratterizzato da svariati deficit cognitivi e alterazioni di carattere emotivo comportamentale. Perché la valutazione neuropsicologica in fase acuta di ictus? Dunque, io vi riporto quella che è la mia esperienza personale lavorando presso il centro di neuropsicologia dell'ospedale Niguarda. Questo centro si occupa da anni sia di clinica e sia di ricerca e ci siamo sempre con il gruppo di lavoro, il gruppo di ricercatori, abbiamo sempre frequentato la stroke unit per valutare una serie di pazienti in fase acuta per una ricerca neuropsicologica di base principalmente, quindi lo studio delle funzioni cognitive associate a lesione emisferica destra, in particolare al neglect, alla nosognosia, alle alterazioni dello schema corporeo. Frequentando il reparto più in qualità di ricercatori che in qualità di clinici, ci siamo accorti di quanto potesse essere importante effettuare, diciamo, una fotografia del paziente in fase acuta, una fotografia di tipo neuropsicologico, e con quanto questa informazione potesse essere utile a tutte le persone che operano all'interno della stroke unit. Uno, per avere un primo inquadramento diagnostico del paziente a livello neuropsicologico. E secondo luogo, poi fornire questa informazione ai clinici, ai medici, agli operatori del reparto e ai parenti stessi per definire, come dicevamo prima, il percorso riabilitativo del paziente. Il paziente quindi giunge tendenzialmente, tipicamente, da un pronto soccorso, raggiunge la stroke unit e una valutazione quindi neuropsicologica precoce ci permette di definire, secondo noi, clinicamente una serie di aspetti fondamentali per il percorso del paziente. In stroke unit operano diverse figure professionali, faccio una breve presentazione di queste figure, sicuramente il medico neurologo, abbiamo aggiunto il neuropsicologo, che non sempre può essere presente,
il fisioterapista, il logopedista, il terapista occupazionale e può essere presente anche l'assistente sociale. Diciamo, questa è, io vi parlo della stroke unit dell'ospedale Niguarda, poi altre stroke unit possono diciamo, organizzare e avere diciamo, determinate risorse piuttosto che altre, però tendenzialmente queste sono le figure che possono già operare in una stroke unit e quindi a contatto con un paziente in fase acuta. Sicuramente anche dalla letteratura emergono questi dati, per cui la precocità e il coordinamento degli interventi e del gruppo di lavoro qualificato comportano una migliore qualità assistenziale, per cui non tanto, secondo questo studio, la specificità di un solo operatore presente, ma quanto il sapere, in questo caso, venga condiviso e quanto sia un sapere qualificato e quanto quindi, possa essere precoce. E quanto possa essere coordinato. Quindi un buon coordinamento in una fase una fase tipica come questa può portare ad una migliore qualità assistenziale. Infatti, prima abbiamo citato anche l'assistente sociale tra le varie figure. Alla stroke unit qui, una volta alla settimana facciamo una riunione di equipe. Questa riunione di equipe è presente ognuno di queste figure professionali. Tra cui è presente anche il neuropsicologo, pertanto viene dedicato uno spazio per ogni paziente in cui si discute di tutte le caratteristiche cliniche, delle esigenze specifiche di questo paziente e si inizia a ipotizzare quale può essere il suo percorso riabilitativo e quindi con le sue dimissioni. Viene coinvolto anche il medico fisiatra di riferimento, nel caso in cui il paziente, venga trasferito nella riabilitazione specialistica dello stesso ospedale. L'assistente sociale è di fondamentale importanza quando ci sono quei casi in cui la famiglia non è presente, oppure dei casi particolari, come ad esempio i casi delle persone immigrate, per cui è necessario favorire anche il supporto sociale adeguato. Dunque, dalla letteratura, entrando un po' più nel merito della valutazione in fase acuta, che cosa ci dice la letteratura? Ci dice che i test neuropsicologici non sono del tutto adeguati nell'eseguire, nell'effettuare una diagnosi dei deficit cognitivi in fase acuta. Perché questo? Perché tipicamente la valutazione neuropsicologica sappiamo che è composta da diversi step, per cui c'è un colloquio clinico con il paziente, la scelta e la somministrazione di test specifici. Questo in fase acuta è impensabile eseguire una valutazione neuropsicologica standard, se così vogliamo dire, perché il paziente ha dei tempi di attenzione molto ridotti, quindi è impossibile somministrare la classica valutazione neuropsicologica. I test spesso richiedono un elevato carico attentivo e un lungo tempo di somministrazione. Per quanto riguarda i test brevi, quali ad esempio il Mini-Mental State Examination e una serie di altri test, sono test brevi, ma sono mutuati dall'ambito del decadimento cognitivo, quindi non sono degli strumenti sufficientemente specifici nell'indagare il deficit cognitivo post-ictus. Secondo alcuni autori, è necessaria nello stroke in fase acuta un'adeguata valutazione di routine formalizzata, quindi del danno cognitivo, nonché la validazione di uno strumento diagnostico che sia facile, che sia di breve applicazione, che possa superare le limitazioni elencate dagli studi presenti in letteratura, che sia sensibile, che possa favorire quindi un migliore inquadramento diagnostico della patologia post-ictus a livello cognitivo. Dall'analisi quindi della letteratura e dalla nostra esigenza clinica principalmente, è nato un progetto. Abbiamo quindi fatto un'analisi della letteratura circa i test cognitivi neuropsicologici maggiormente utilizzati. Abbiamo valutato vantaggi e svantaggi di ognuno e abbiamo deciso di costruire uno strumento che fosse sufficientemente breve e somministrabile al letto del paziente, che ci permettesse di effettuare una prima diagnosi di carattere neuropsicologico in fase acuta di ictus. Quindi l'obiettivo è, da un lato, è un obiettivo clinico, quindi fornire rapide indicazioni all'equipe, allo staff che si trova in stroke unit, effettuare una prima diagnosi e dare indicazioni sul percorso del paziente. Questo è, diciamo, l'obiettivo clinico. Poi
Poi c'è un altro obiettivo che è un obiettivo di carattere sperimentale, di ricerca, che è quello proprio di studiare l'andamento delle funzioni cognitive, in quanto in letteratura noi sappiamo anche, abbiamo dei dati circa la remissione spontanea dei sintomi nelle fasi successive, ma mancano dei dati di carattere sistematico, di tipo longitudinale, che ci permettono di definire qual è l'andamento delle funzioni cognitive. Quindi abbiamo deciso di creare uno strumento che potesse essere sufficientemente valido nell'indagare il quadro cognitivo post-stroke in fase acuta. Abbiamo così svolto diverse fasi di questo lavoro, dalla creazione del test, da studi pilota, poi successive modifiche del test sulla base di questi studi pilota, uno studio su pazienti. Tutte queste fasi sono state completate. Attualmente siamo in una fase di studio normativo dello strumento e questi dati fino ad oggi ricavati ci hanno permesso di partecipare ad un bando del Ministero della Salute sulla ricerca finalizzata del 2009, bando che abbiamo vinto e che quindi ci ha permesso di sviluppare un'ulteriore fase di questo studio, ovvero l'implementazione della valutazione neuropsicologica carta e matita che noi abbiamo ipotizzato, abbiamo creato per la fase acuta, trasferirla su un supporto di tipo informatizzato. Perché il supporto informatizzato? Perché ci può dare una serie di informazioni in un tempo minore e possiamo rilevare una serie di variabili che con il materiale cartaceo non riusciamo a rilevare. Quindi questo ci può dare anche una serie di informazioni per la ricerca in campo neuropsicologico. L'idea dello studio è quella quindi di indagare il funzionamento cognitivo a partire dalla fase acuta e arrivare poi nella fase cronica. Quindi ci sarà una valutazione in tre tempi all'interno della fase acuta, qui vediamo come tempistica 3, 6, 9 giorni dall'evento, e poi il paziente sarà rivalutato a distanza di un mese, 3 mesi e 6 mesi. A 3 mesi, 6 mesi, un mese, 3 mesi e 6 mesi, il paziente eseguirà anche una batteria neuropsicologica completa che non sarebbe somministrabile nella fase acuta. Si terranno in considerazione gli aspetti emotivi e comportamentali, per cui gli aspetti del tono dell'umore, si correleranno gli aspetti di carattere neurologico, quindi la presenza di emianopsia, di emiparesi, oriplegia, di emianestesia tattile. Come strumento alternativo a quello che noi abbiamo creato, che si chiama MAPS, abbiamo scelto di utilizzare il Mini Mental State Examination perché è lo strumento maggiormente utilizzato anche nel settore dell'ictus acuto, pur non rispondendo in modo chiaro ai quesiti diagnostici dell'ictus acuto. Vi presento alcuni dati di carattere preliminare su un campione di 37 pazienti. Lo strumento che abbiamo somministrato quindi è stato MAPS e il Mini Mental. Abbiamo effettuato un colloquio clinico al letto del paziente, si è preso in considerazione l'esame neurologico inteso come moto, senso, campo e estinzione, si è valutata la nosognosia, la somatoparafrenia e sono stati somministrati questi strumenti in un disegno sperimentale di tipo ABBA. Abbiamo misurato l'accuratezza delle risposte del paziente e la velocità di esecuzione. Che cosa ci dicono i dati? Allora, lo strumento prima di tutto indaga come funzioni l'orientamento temporale e spaziale e poi indaga in modo più o meno completo, dico più o meno perché è difficile avere una valutazione breve, completa nello stesso tempo. Quindi abbiamo cercato di capire dalla letteratura quali fossero le principali funzioni più importanti da indagare in una fase acuta. Abbiamo considerato quindi sicuramente il linguaggio, la memoria, il ragionamento logico, l'abilità di carattere visuo, spaziale, percettivo, la memoria a breve termine, le funzioni prassiche. Funzioni prassiche che spesso non vengono indagate in modo così chiaro e sistematico in questa fase. I dati preliminari su questi 37 soggetti con primo ictus cerebrale sono stati comparati con quelli di un gruppo di controllo, di soggetti sani, quindi paragonabile per età, scolarità e genere.
vediamo la distribuzione del campione, abbiamo 19 persone con lesione destra, 14 con lesione sinistra, 4 con lesione bilaterale, 7 pazienti con lesione destra hanno neglect, 5 hanno afasia, 3 pazienti sono anosognosici e un paziente ha la somatoparafrenia. Per quanto riguarda i risultati al Minimental, considerando il punteggio globale del Minimental che è su 30, qua vedete in giallo il gruppo di controllo e invece in verde vedete i gruppi di pazienti divisi per totale dei pazienti e poi nello specifico pazienti con lesione destra, con lesione sinistra, pazienti con neglect e pazienti con afasia. Tutti questi gruppi, confrontati con il gruppo di controllo, mostrano delle differenze statisticamente significative. Quindi diciamo che i pazienti hanno una prestazione, cognitiva inferiore rispetto al gruppo di controllo, per quanto riguarda il Minimental. Lo stesso tipo di analisi è stata fatta per MAPS, quindi confrontando, le prestazioni dei pazienti al test MAPS rispetto al gruppo di controllo. E anche in questo caso, a livello di punteggio globale, otteniamo la stessa. Una differenza significativa per cui tutti i pazienti mostrano delle prestazioni peggiori rispetto al gruppo di controllo. Andiamo nel dettaglio e vediamo i subtest che compongono il Minimental State Examination, qui vi riporto soltanto alcuni dati della ricerca, ripeto, sono dei dati preliminari, abbiamo considerato i pazienti con neglect e i pazienti con afasia, sulla base anche di quanto riscontrato in letteratura. Abbiamo visto che il Minimental non discrimina tra afasia e neglect, quindi risultano maggiormente patologici i pazienti con afasia rispetto ai pazienti con neglect. Per quanto riguarda MAPS, abbiamo trovato delle differenze significative sia nei pazienti con neglect sia nei pazienti afatici, cioè sembrerebbe che i subtest più tipici nell'indagare le funzioni verbali linguistiche e quelli più tipici nell'indagare le funzioni visospaziali siano sensibili nel discriminare tra soggetti con disturbo del linguaggio da soggetti con neglect. Un altro risultato, sempre preliminare, riguarda lo studio delle fluttuazioni dei sintomi, che è l'obiettivo, come dicevo prima, un obiettivo importante di questo studio, cioè quello di monitorare il paziente sia entro la fase acuta e poi successivamente nella fase cronica, mediante delle forme parallele del test, per cui abbiamo lo stesso test con item diversi bilanciati per tutte le caratteristiche, metodologiche dello strumento. Siamo andati a confrontare, in questo caso solo per pochi pazienti, perché il tasso di dropout è stato elevato. Quindi questi colorati sono i soggetti che abbiamo potuto indagare, sono molto pochi, e quindi abbiamo potuto prendere in considerazione a livello statistico la media, che è questa linea rossa tratteggiata che vedete. Abbiamo confrontato la prestazione dei pazienti, quindi la prestazione media a 3 giorni dall'evento, a 6 giorni dall'evento e a 9 giorni dall'evento. E abbiamo visto che a livello statistico emerge una differenza significativa tra il tempo 0 e il tempo 1, quindi tra il terzo e il nono giorno. Che cosa ci dice questo dato? Questo dato, nella sua globalità, intendendolo come valore medio, ci dice che lo strumento è in grado di cogliere a livello statistico delle differenze significative in tempi diversi della valutazione. Quindi ci può permettere di eseguire uno studio sistematico e studiare la fluttuazione dei sintomi. In questo caso, voi vedete che alcuni pazienti tendono a migliorare al sesto giorno e poi a peggiorare lievemente, alcuni mostrano un miglioramento lineare, altri invece mostrano dei peggioramenti. Quindi questo lo consideriamo a livello qualitativo come risultato, mentre a livello quantitativo consideriamo la media. Quindi concludendo, sia MAPS sia Minimental hanno mostrato delle differenze significative tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo, in quanto entrambi gli strumenti globalmente rilevano una differenza tra una prestazione normale e una prestazione patologica. Tuttavia, MAPS sembrerebbe essere uno strumento maggiormente specifico rispetto al Minimental, discriminerebbe meglio tra l'afasia e il neglect e va a confermare dei dati in letteratura rispetto al Minimental sulla rilevazione dei falsi negativi e sulla scarsa discriminazione tra pazienti con afasia e neglect, e ci permette di effettuare uno screening neuropsicologico più dettagliato.
Questo anche perché lo strumento è maggiormente specifico nelle sue varie funzioni e quindi il fatto di non rilevare di non rilevare apparentemente dei deficit, anche questo è un dato, non è un dato da considerare negativo, nel senso che avendo uno spettro di funzioni maggiori ci permette di avere un quadro più completo e più specifico del paziente. Inoltre, grazie alle forme parallele, possiamo indagare delle variazioni cliniche mediante dei follow-up a breve distanza. Io avrei concluso la parte, Bene, diciamo, anche espositiva. espositiva e sperimentale, per cui se. Allora, invito i colleghi a porre le loro domande, che già devo dire stanno arrivando in maniera abbastanza consistente. Dunque, Cristina chiede: quali sono i deficit cognitivo-emotivi legati a ischemie in aree cerebrali frontali? Ok, inoltre i motivi legati alla schema di frontale. Ok, allora, le lesioni, il tema delle alterazioni emotive vedo che ha colpito nel segno, ovviamente. Allora, se io posso uscire da questa Sì. presentazione, loro vedono lo schermo, Sì. giusto? Ok, allora, volevo recuperare, vabbè, in sintesi. Allora, le lesioni di carattere frontale sappiamo che agiscono sulle funzioni esecutive e quindi possono riguardare molto grossolanamente gli aspetti di apatia o gli aspetti di disinibizione. Quindi vi do una risposta diciamo, abbastanza globale, per cui in base anche all'emisfero, alla zona relativa alle funzioni esecutive frontali colpita, possiamo avere delle reazioni diverse del paziente che possono variare da disinibizioni di carattere comportamentale o verbale e oppure possiamo avere casi opposti di apatia, bulimia e rallentamento. Bene. Daniela, ci chiede: la difficoltà a nominare gli oggetti e lo sbagliare i nomi di persone anche ben conosciute, salvo poi accorgersene e riconoscere l'errore, è considerabile un segno prodromico di ictus, demenza o altro, oppure può essere segno di lesioni già avvenute? Dunque, l'anomia, allora, può essere un segno clinico relativo al deterioramento cognitivo, che è quello maggiormente conosciuto anche come segno, però potrebbe anche essere che il soggetto che diciamo, sta bene, non ha quindi alterazioni in atto, possa improvvisamente sviluppare un disturbo del linguaggio e quindi sviluppare un'incapacità di nominare oggetti, persone, cose. Quindi questa potrebbe anche essere comunque il sintomo di un ictus, ovviamente, in modo molto specifico, però. Giulia, buonasera, vorrei sapere se utilizzate anche dei test non carta e matita, ma fisici, manipolazioni, movimenti di coordinazione, eccetera. No, nel senso, quando si valuta l'aprassia, ad esempio, si chiede al soggetto di imitare gesti o di utilizzare degli oggetti, quindi in caso di aprassia di attivo di motore, quindi in questo senso sì, se chiediamo degli oggetti al soggetto, chiediamo di utilizzare l'oggetto. Bisogna considerare ovviamente l'emiplegia del paziente, per cui se il paziente non è in grado di muovere un arto, soprattutto nei compiti bimanuali, questo è difficile da valutare, se non valutabile. Senti, Chiara chiede: come controllate l'effetto apprendimento nella somministrazione così ravvicinata agli stessi test? Sì, l'effetto apprendimento lo controlliamo perché abbiamo creato tre forme diverse dello strumento. Quindi per quegli item che possono essere sensibili dell'effetto apprendimento, ad esempio le prove di memoria, le prove di denominazione di oggetti, la ripetizione, abbiamo creato delle forme parallele, quindi con degli item che sono stati costruiti considerando le stesse variabili, per cui ad esempio so, per le parole la stessa lunghezza, la stessa frequenza d'uso e così via. Allora, avete confrontato il vostro strumento con le NB di Mapei? No, no.
Non l'abbiamo fatto, esame neuropsicologico breve della collega, si occupa, diciamo, e nasce anch'esso come strumento per la demenza ed è uno strumento difficilmente somministrabile al letto del paziente. Quindi non abbiamo considerato, abbiamo consider ci sono diversi test che si possono considerare, abbiamo deciso di utilizzare il Minimental perché è quello maggiormente utilizzato e perché comunque è un riferimento anche all'interno delle pubblicazioni scientifiche, quindi abbiamo scelto questo. Nulla ci vieta in futuro di effettuare diversi confronti, un test ad esempio il MoCA, che è quello che forse più si potrebbe avvicinare al Minimental e a MAPS, e quindi che già viene utilizzato in ambito di stroke acuto, pur anche essendo anch'esso uno strumento che nasce per il deterioramento cognitivo. Bene, Federico, la valutazione dei deficit in fase acuta non dovrebbe considerare anche la prestazione premorbosa del paziente? Sì, questo non vale solo nella fase acuta, vale per tutti i casi in cui si effettua una valutazione neuropsicologica, cioè ci dobbiamo comunque chiedere qual era il funzionamento cognitivo premorboso del paziente. L'assunto fondamentale è che si ipotizza che il paziente abbia avuto un funzionamento premorboso nella norma, ovviamente. È ovvio che se il paziente già presenta un deterioramento cognitivo o degli altri fattori di rischio, possiamo tenerli in considerazione, cioè sono da tenere in considerazione. Se c'è già una diagnosi, ad esempio, di deterioramento cognitivo con già delle valutazioni precedenti e questo signore ha un ictus, è un dato che dobbiamo prendere Bene, ci sono due domande simili di in considerazione. Susanna e Alessandra. Se è possibile avere una spiegazione più specifica della tipologia dei subtest del Sì. MAPS. Susanna e Alessandra, anche lei chiede se è possibile vedere degli esempi di alcuni subtest dello strumento. Allora, dunque, dovrei recuperare il file. Rimandiamolo in presentazione questo. Ok, qua. Ok, perfetto. Voilà. Allora, queste sono le funzioni cognitive che andiamo a indagare, per cui chiediamo al soggetto di una prova di comprensione di ordini, quindi ad esempio chiediamo di toccare degli oggetti, per esempio tocchi l'anello, tocchi la penna e così via, aumentiamo di complessità. Idem la comprensione scritta è una lettura di frasi e comprensione delle stesse. La ripetizione è una ripetizione di parole, quindi tutti questi tre test ci permettono di rilevare un'eventuale compromissione del linguaggio. La memoria è una memoria visiva immediata, per cui il soggetto deve vedere degli oggetti formati da dei quadratini, poi li deve riconoscere successivamente tra tre distrattori. La memoria a breve termine verbale è il classico span di memoria. Il ragionamento logico astratto è un ragionamento di carattere verbale, per cui sono i giudizi di similarità. Le abilità visopercettive di base sono delle discriminazioni di visive e di segmenti, che sono tratte dallo Spinner-Antonioni. Alcuni di questi test sono costruiti nuovi, diciamo da nuovo, altri invece sono stati presi da batterie presenti in modo ridotto. C'è il test dell'orologio. Le funzioni plastiche sono l'utilizzo di oggetti e l'imitazione di gesti. Bene, Maria Lucia, l'andamento dei risultati al test in fase acuta è predittivo della qualità del recupero? Non abbiamo ancora analizzato questo. Diciamo che questo è tra gli obiettivi della ricerca. Non riusciamo a dirlo adesso perché abbiamo pochissimi soggetti e perché abbiamo eseguito una valutazione solo ed esclusivamente all'interno della fase acuta, quindi diciamo nei primi 10 giorni dall'evento. Con l'obiettivo successivo dello studio, quindi lo studio longitudinale, per cui la valutazione del paziente a distanza di tempo e aumentando notevolmente il campione, suddividendolo poi anche per tipologia di sede lesionale, questo diciamo è appunto l'obiettivo che ci siamo posti. Flavia dice: MAPS, strumento molto interessante. In effetti, MMS è da tempo utilizzato, ma sempre più si rileva meno discriminante e quindi lo ritengo un test da utilizzare.
utilizzare in una batteria. La domanda di Flavia è questa: è stata valutata la possibilità che la ripetizione del test così ravvicinata possa inficiare il risultato per avvenuta conoscenza del test da parte del paziente? Lo trovo un bias piuttosto sensibile. Sì, diciamo che è la stessa domanda della collega di prima, per cui l'effetto apprendimento è stato controllato mediante la creazione di forme parallele del test. Se vogliamo avere un ulteriore controllo, è possibile somministrare le stesse tre forme del test a distanza degli stessi giorni dei soggetti sani per vedere se c'è quell'effetto pratica, proprio di stesso quell'effetto pratica, per cui il fatto di rifare non solo lo stesso, diciamo, test, ma anche lo stesso test con item diversi, comunque può portare ad un effetto pratico. Bene, Eva, se si hanno gli episodi di anonia durante gli episodi dell'emicrania con Laura, come viene valutata tale sintomatologia? Questa è una domanda molto... Questa è una domanda a cui, diciamo, non devo rispondere io, penso che è una domanda da porre a un neurologo, secondo me. È una sintomatologia comunque diversa rispetto a quella dell'ictus. Bene. Paola, quali sono i test neuropsicologici che bisognerebbe sempre somministrare durante una valutazione in fase acuta e post-acuta? La valigia del neuropsicologo in fase acuta, no? Diciamo che sì, allora, è il clinico che deve decidere quando si trova davanti al paziente che cosa può e non può somministrare in base alle caratteristiche del paziente e alle limitazioni che il paziente può avere, sicuramente. La letteratura ci dice che i deficit sono variegati, alcune ricerche ci dicono che in fase acuta sono più presenti delle alterazioni di carattere esecutivo frontale, c'è il famoso fenomeno della diaschisi che abbiamo accennato precedentemente, per cui non ho una serie di test specifici e diciamo assolutamente da somministrare, altri da non somministrare, perché a priori non possiamo saperlo, quindi dobbiamo avere una valutazione globale del paziente. In fase acuta la valutazione è globale e ci deve dare delle indicazioni, per cui capire se poi effettivamente ha senso andare a approfondire in quel contesto determinate funzioni, perché abbiamo un dubbio clinico, o se invece fermarci a questa valutazione di screening e poi rivedere il paziente nel momento in cui passa da una terapia, diciamo, intensiva, acuta, a una fase più subacuta, e lì inizia il percorso riabilitativo del paziente. Anche pazienti molto gravi che arrivano comunque in riabilitazione non sempre sono valutabili con tutta la batteria neuropsicologica, e questo è già un dato clinico che ci dice che il paziente non è in grado di, cioè non ha quel famoso concetto della sufficienza per poter portare a compimento la prova. Bene, Federico, volevo chiedere se la valutazione dei deficit in fase acuta non debba tenere in considerazione anche la prestazione premorbosa del paziente. È quello che ho risposto prima. Alessio, riguardo ai soggetti dello studio presentato, quanto è omogeneo il gruppo sperimentale per dimensione della lesione? Vediamo se riesco a interpretare la domanda. Allora, il gruppo sperimentale è, direi, abbastanza bilanciato fra lesione destra e lesione sinistra. Quindi abbiamo 19 soggetti con lesione destra e 14 con lesione sinistra. Perché se la domanda è questa, sì. Per quanto riguarda, forse lui dice, la dimensione lesionale, qui non abbiamo ancora questi dati, però abbiamo fatto uno studio di mappatura non più su questi 37, ma su 50 soggetti. Siamo arrivati a una numerosità di questo tipo e abbiamo un gruppo di pazienti che è comparabile per estensione lesionale. Valentina, buonasera. Esiste predittività tra il miglioramento del punteggio MAPS o di qualche suo subtest tra T0 e T2 rispetto a una più efficace riabilitazione, comunque iniziata dopo il periodo di recupero? Non posso rispondere perché non abbiamo il dato e perché i pazienti in questa fase non hanno eseguito una riabilitazione di carattere cognitivo. In una fase così acuta il paziente esegue in modo precoce un trattamento di carattere motorio laddove vi sia l'indicazione del trattamento motorio, per cui non abbiamo valutato ancora questo. È interessante valutare eventualmente impostare un trattamento di riabilitazione cognitiva già sin dalla fase acuta e poi effettuare dei confronti.
Chiara, quanto dura complessivamente la valutazione neuropsicologica al letto del paziente? Ma diciamo che può durare un quarto d'ora, dal quarto d'ora alla mezz'ora. Dipende anche qua da quanto il paziente, se il paziente riesce ad avere comunque una mezz'ora di attenzione in questa fase, va bene. Dunque, Luisa fa una domanda sulla formazione, su come formarsi in neuropsicologia e in particolare se si può fare anche presso l'IGUARD. Allora, sì, l'ospedale Niguarda è un centro di formazione, per cui sia per la formazione pre-laurea, sia per la formazione post-laurea e per le scuole di specializzazione, per cui è possibile frequentare il centro in qualità di tirocinante o volontario, laddove venga richiesto. Elisa, avete valutato anche pazienti di età inferiore ai 50 anni? Come sono risultati i test? Sensibili o poco? Allora, abbiamo pochissimi pazienti, per cui potrei parlare di un caso o due casi clinici. In quel caso, comunque, in quei casi la prestazione è risultata inferiore al gruppo di controllo, anche in soggetti con 40 anni. Prima parlavi di forme parallele del test e Flavia chiedeti cosa intendi. Per forme parallele si intende lo stesso test. Quindi che indaga esattamente le stesse funzioni, ma con degli item paragonabili a quelli della versione 1, ad esempio. Per cui se nella versione 1 il soggetto deve ripetere una parola che è astuzia, nella versione 2 ne ripeterà un'altra che però è identica dal punto di vista della costruzione, dal punto di vista della frequenza d'uso, della fonologia. Bene, Maria Rosa chiede quale compito nel test dell'orologio e come mai la prestazione del paziente con neglect è superiore a quella degli afasici. Ha avuto un buon occhio. Allora chiede quale compito. Allora, il test dell'orologio è stato utilizzato la versione tratta dall'esame neuropsicologico breve, quindi la modalità di somministrazione si riferisce a quella. E qua vedete dal grafico che c'è una differenza. I soggetti con neglect mostrano una prestazione migliore rispetto ai pazienti con afasia, però questa differenza non è statisticamente significativa in quanto la varianza che qui non ho riportato è molto ampia, quindi a livello statistico non emerge questa differenza. Eliana, buonasera, vorrei sapere se la presenza di patologie neurologiche di tipo infiammatorio, quali meningite e encefalomielite, può essere un fattore di rischio per un esordio di ictus e come si interviene in questa circostanza? Direi che anche questa domanda la facciamo al neurologo. Bene. Maria Grazia, mi sembra che un punto cruciale sia l'utilità che può costituire per il paziente e l'equipe una valutazione in fase acuta. Potrebbe chiarire cosa ne pensa al riguardo? In particolare, quali sono secondo lei i deficit neuropsicologici individuabili in fase acuta su cui sarebbe più funzionale intervenire precocemente con una riabilitazione cognitiva? Dunque, una bella domanda, nel senso che la riabilitazione cognitiva si esegue, qui apriamo un dibattito su, diciamo, due filoni. Un filone che ci dice di iniziare la riabilitazione il più precocemente possibile, quindi già sin dalla fase acuta, quando il paziente è sufficientemente stabile, e quindi potrebbe essere già sufficientemente stabile a 4-5 giorni dall'evento. Ovviamente dipende dal tipo di evento, dalla gravità, dall'estensione della lesione cerebrale e così via. Quindi, questo è un punto. Secondo punto è che per capire che cosa è necessario riabilitare, bisogna capire quale deficit ha il paziente in modo più preciso possibile. Quindi, in una fase acuta dove l'inquadramento è spesso difficoltoso, è difficile definire su che cosa, diciamo, su quale funzione agire precocemente. Sicuramente l'attenzione, risponderei, l'attenzione e comunque le funzioni esecutive, laddove vi sia un'alterazione di questo tipo, per cui potremmo ipotizzare questo tipo di trattamento, però dipende dal singolo paziente. Bene. Sara, in futuro si potrebbe utilizzare il MAPS come valutazione in itinere di un intervento riabilitativo? Sì, diciamo che questo può essere un altro obiettivo dello strumento, quindi ipotizzando di effettuare stiamo parlando di ricerca, di sperimentazione ovviamente,
Per cui se ipotizziamo di, se dimostriamo che questo strumento ci permette di rilevare in modo significativo delle differenze, quindi di cogliere delle variazioni in tempi diversi, quindi di valutazione, possiamo utilizzare all'interno dell'ictus, questo, indicatore come un indicatore di miglioramento o peggioramento della prestazione cognitiva anche pre-post-trattamento. Però, ripeto, è un indicatore molto globale, questo è un test di screening, non è una valutazione completa, ripeto. Quindi dobbiamo capire bene qual è l'obiettivo e quale sia l'utilizzo dello strumento. Bene, siamo arrivati un po' agli sgoccioli. C'è un'altra domanda, quindi vi invito se avete ancora curiosità a postarle. Dunque, Sara, questa è una domanda di recupero che prima avevamo Sì. posticipato. Volevo avere qualche esempio pratico del lavoro che è possibile fare con un paziente per il recupero del linguaggio. Oddio, si può fare di tutto di più, nel senso dipende che cosa, qual è il deficit del linguaggio che ha, per cui prima l'inquadramento sempre l'inquadramento diagnostico, per cui se l'alterazione è quella del linguaggio, bisogna capire in quale aspetto del linguaggio è colpito, la comprensione, la produzione, quindi questo è fondamentale. Poi sulla base di questo si può intervenire con una terapia specifica per l'alterazione del linguaggio che abbiamo rilevato. Ci sono le linee guida, ci sono i risultati anche della Consensus Conference che c'è stata a Siena, con una serie di indicazioni di trattamenti riabilitativi. Bene, dunque, credo che siamo riusciti a esaurire praticamente tutte le domande che sono arrivate. Siamo in perfetta linea con anche i tempi che ci siamo dati, quindi ci possiamo apprestare un po' alla conclusione di questo incontro. Io vi ringrazio veramente tutti, voi che ci avete seguito, numerosissimi, dall'inizio alla fine. Siete stati molto interattivi, avete fatto molte domande, quindi grazie. Se le nuove tecnologie a disposizione ci hanno ben supportato e noi siamo stati capaci di usarle al meglio, dovremmo essere riusciti anche a registrare il video di questo incontro che dovrebbe essere messo insieme agli altri nostri video sul canale YouTube. In più ci saranno le slide disponibili e le slide possono essere trovate sul nostro canale Slide Share e verranno poi postate anche sulla pagina Facebook dell'Ordine di Psicologia Lombardia. Vi dovreste ricevere nel giro di 24-48 ore una mail nella quale vi chiederemo un feedback, anche se vedo che già ne stanno arrivando diversi positivi, molto positivi. Comunque, noi sempre chiediamo un feedback su come sono andati i nostri incontri. Vi chiedo qualcosa di più questa volta, se potete anche darci delle indicazioni su quelli che sono gli argomenti che voi avete voglia di trattare, di approfondire nei prossimi incontri. Quindi io con questo chiudo, ringrazio molto Grazie a voi. Fabrizio che è stato molto disponibile e professionale, come più colleghi adesso stanno scrivendo qua nella nostra chat. E Bravo. Riccardo, ringrazio molto anche il tesoriere dell'Ordine, Riccardo Bettiga, che ci ha assistito fino alla fine. Sopravvissuto. Sì. Ma io adesso mi recupero. Tutti coloro i quali sono interessati alla neuropsicologia tengano le orecchie alte, perché tra poco arriveranno un po' di notizie nuove e è importante stare vicini a queste novità che stiamo facendo con l'Ordine. Bene, quindi Sì, sempre attenzione alla newsletter dell'Ordine della Lombardia perché è sempre ricca di novità. volevo fare un ringraziamento a tutti i colleghi che si sono impegnati e si stanno impegnando ancora per questo progetto, e ringrazio anche tutti i colleghi membri del gruppo Neuropsicologia dell'OPL con i quali abbiamo Mi lavorato associo ovviamente. in quest'ultimo anno soprattutto. Grazie. Bene, grazie a voi, io sono Luca Mazzucchelli e vi ringrazio molto per averci seguito fin qua. A presto e ciao a tutti. Ho aperto Bella. l'audio. Allora, poi grazie, interessante, ottimo servizio, grazie. È perché lo schermo è ancora acceso. È stato un ottimo incontro, grazie. Ho fatto questo salto su YouPorn, Sì, la chiari esaurienti come sempre. Grazie Adesso mi stai chiedendo come ci pensi di una ora di quello che mi ha detto.
e invece pensano che facciamo anche tutti gli studenti. Sì, ma la Laura poi mi ha spiegato perché è venuto fuori il mio nome, perché c'era la possibilità sulla materia che mi ha spiegato tutto, che ci sono due persone che hanno litigato con la legata, però dice che non dice loro non voteranno, però loro dice che sono una cosa persa. Tutti gli altri fanno loro un bellissimo nome, però già chiamata già da un mese. Sì, l'avevo già chiamata. La Guadagnelli, conosco perché lavora con Paolo, è di anni qua, abbiamo fatto il master insieme. E io lei l'ho conosciuta, ha fatto il tirocinio di guarda quando l'ho fatto io. E poi ci siamo trovati insieme al master. Io per lei mi sono prestato a fare la risonanza. Sono la sua tesi, credo, quello che abbiamo usato. Sì, anch'io l'ho fatto, non per lei, per la città per lei. Sì. Com'è? Bene, Enrico, scusami, sì. Nello stop, ma c'era la lei che ha scritto una risposta, non credo che sia la Roberta, è fatto bene.